prima in salita lui che più di un velodromo per molto tempo non aveva visto, eppure era così. E allora gli venne l'idea appunto di provare a resistere anche nella settimana successiva, diede tutto per tenere quella posizione, non ci riuscì, o meglio, non ci riuscì sull'istante, perché dovette, diciamo, arrendersi al ritorno appunto dei fratelli Schleck, e poi il podio, il terzo posto fu assegnato provvisoriamente ad Lance Armstrong, o meglio, la classifica 4 anni fa recitava Lance Armstrong al terzo posto, ma se noi guardiamo bene appunto la classifica aggiornata, in realtà al quarto posto c'era proprio Bradley Wiggins, che con una ottima cronometro, quella di la famosa cronometro in cui Contador batté Cancellara, riuscì a prendersi appunto riuscì a risalire posizione in classifica, rimontando il tempo perso nelle ultime arrivi in salita, tra cui anche quello appunto del Moment 2, e dunque riuscì a conquistare un'allora comunque sia, era sorprendentissima quarta posizione. Ricordiamo, stiamo parlando di un Tour de France non proibitivo dal punto di vista dell'altimetria, però si riuscì comunque a classificarsi, nonostante la fuga che era andata in porto, tra i primi 10 nella tappa del Mont Ventoux, e stiamo parlando comunque di una salita molto molto tosta. Quindi alla fine il novello Bradley, con la sua capacità di resistere, soprattutto con la sua capacità di concentrarsi, una concentrazione infinita, una forza mentale, una diciamo rigidità, che davvero l'ha portato a superare i suoi limiti, perché davvero era oltre ogni possibile e prevedibile limite la sua prestazione al Tour de France. È chiaro, l'ha ottenuta da passista, ossia impostando un ritmo chiaro, un ritmo non impossibile ma costante per tutte le salite, però quella tattica in salite, diciamo, non impossibili come quelle del Tour, certamente pagava, perché non stiamo parlando del giro che richiede più una certa abilità nel cambio di ritmo, ma parliamo del Tour. Dunque, Wiggins riuscì davvero a ritagliarsi uno spazio incredibile, e oggi appunto sulla carta sarebbe terzo in quel Tour, sarebbe il suo secondo podio, ma agli onori, ecco, rimane il quarto posto. Ma al di là di questo, veramente fu una sorpresa anche per lo stesso Wiggins, che da quel momento pensò: ma allora ho vinto tutto su pista, che cosa faccio della mia carriera? Ho 28 anni, ho 29 anni, sono nel pieno della mia maturità fisica, che cosa posso fare adesso? E appunto a Sir Bradley venne l'idea di provare a, diciamo, a macinare un allenamento specifico sulla salita. Dunque provò a diventare un corridore da corsa a tappe, e riuscì nel suo intento, come vi diremo adesso. Nel 2010 arrivò appunto con grandi aspettative al Giro d'Italia, appunto aveva conquistato il quarto posto al Tour, dunque voleva provare a ripetersi al Giro d'Italia, che però ricordiamo era un giro molto complesso, molto molto duro, che poi fu vinto da Ivan Basso, un altro corridore che sarà protagonista delle nostre prossime rubriche, senza dubbio parleremo di Ivan, dedicheremo una puntata tutta per lui. E vi dicevo comunque, provò nel 2010 a puntare anche diciamo, a tentare l'assalto al Giro d'Italia, ma con successi ben più magri. Le salite italiche sono decisamente più toste di quelle del Tour de France, e nonostante la vittoria nella cronometro danese, nel cronometro, scusate, olandese ad Amsterdam, che dunque lo vide prima maglia rosa del Giro 2010, calò alla distanza e concluse in un molto deludente 40° posto, perché quando si iniziò a far sul serio, dunque già nelle tappe in Liguria e sostanzialmente anche poi in seguito su Zoncolan, Mortirolo e Aprica, però certamente già dai primi 10 giorni non era più in grado di stare con i primi, e il crollo arrivò soprattutto nella tappa di Asolo, in quella nello sterrato di Montalcino. Dunque davvero tanti tanti problemi per
per Bradley Wiggins a tenere il passo dei migliori quando la strada iniziava a diventare tosta e qua, soprattutto quando le pendenze si facevano arcigne. Parliamo del 16, 18, 20%, dunque lui non era certo in grado in quel momento di resistere a quelle difficoltà. Alla fine poi disse, ammise che aveva fatto il giro 2010 in preparazione al tour e allora a quel punto un tour sempre non impossibile, quello del 2010, ci si aspettava che potesse fare classifica al tour, però concluse anche lì con un 24esimo posto. Allora giù i dubbi, ma c'era qualcosa di illecito sotto l'anno scorso, ma questo Wiggins è solo una montatura, deve tornare alla pista. Tanti dubbi che ferirono un po' Bradley, perché appunto vi dicevamo, lui ha bisogno di avere massimo supporto, non vuole diciamo dubbi e soprattutto deve essere sempre motivato dal punto di vista psicologico. Sappiamo che ciò ha portato a grandissimi risultati e diciamo straordinarie conquiste, però diciamo che il Bradley Wiggins di fine 2010 era certamente molto ridimensionato rispetto a quel coraggioso Wiggins sul Mont Ventoux del 2009. E il 2011 fu in un certo senso l'anno della svolta, perché vinse il Giro del Delfinato, appunto dominando il cronometro, ma soprattutto dimostrando che il suo passo in salita era decisamente migliorato, oltretutto con un allenamento rigidissimo, quasi da monaco definito da alcuni colleghi. Era dimagrito tantissimo, già lui stiamo parlando di un ragazzo alto quasi 1,90 m, era dimagrito tantissimo ancora, dunque perfetto per provare la scalata alle montagne. E si presentò a quel tour che era leggermente più complicato degli altri, ma si presentò con buone probabilità di ottenere un buon risultato. I bookmaker soprattutto vedevano in Wiggins uno dei principali favoriti insieme a Evans e Andy Schleck, mentre Contador era visto un po' più in disparte, dato che comunque aveva già vinto il Giro d'Italia quell'anno e sembrava difficile che potesse fare la doppietta. Purtroppo Wiggins dovette ritirarsi la settima tappa per una brutta caduta e questo sì che fu un momento di crisi. Fu la svolta perché da quell'anno si capì che Wiggins aveva raggiunto la maturità e la capacità fisica di puntare a un grande giro, però la sfortuna si accanì contro di lui e appunto, abbiamo dovuto aspettare fino al 2012, che è stata una stagione sinceramente dominata da Wiggins, che si riprese con gli interessi quello che non era riuscito a ottenere nel 2011. Cronometro, cronoscalata vinta alla Parigi-Nizza, vinta la classifica generale della Parigi-Nizza, anche lì cronometro e salita al Tour de Romandie, vinte e anche la classifica generale, vinto il Delfinato e la cronometro. Dunque si era già aggiudicato tre corse a tappe non facili, ma soprattutto poi le due cronometro del Tour de France dominate e la maglia gialla sua, perché sfruttando la grande abilità della Sky, che appunto lui ha militato in questi anni nel Team Sky, mentre nell'Exploit del 2009 era giunto con la maglia della Garmin, che aveva deciso di dargli una possibilità perché appunto Wouters vedeva in lui un possibile talento, una possibile sorpresa. Dunque, vi dicevamo, grazie al fatto che il percorso del Tour 2012 è stato considerato uno dei più brutti in assoluto perché troppa poca montagna e tantissima cronometro, dunque un percorso semplicemente perfetto per Wiggins, molto simile a quello del 2009 con soli due arrivi in salita. Beh, guidato da una squadra fortissima composta da campioni del calibro di Boston Hagen, Richie Porte, Michael Rogers e soprattutto colui che arrivò secondo e poi vinse il tour di quest'anno, ossia Chris Froome, che l'aveva già guidato alla Vuelta del 2011, beh, Bradley Wiggins davvero si prese tutte le rivincite e aveva già comunque iniziato a farsi sentire alla Vuelta del 2011, perché se ricordate bene, per riscattarsi, diciamo, dalla delusione di aver dovuto abbandonare il tour, decise di fare la Vuelta, in realtà all'inizio senza troppe pretese, perché si tratta di una corsa molto montagnosa, dunque non poteva certo pensare di dominarla come invece avrebbe voluto fare col tour, vista la presenza grande di cronometro. Invece appunto la Vuelta è nota per avere poche cronometro
e moltissima salita. Eppure Wiggins riuscì a ottenere un lusinghiero terzo posto dopo aver tenuto tra l'altro la maglia rossa per diverse tappe, soltanto che poi dovette arrendersi al ritorno di un sorprendente covo che sull'Angliru e a Peña Cabarga fece il vuoto e inflisse quasi 2 minuti in queste due tappe di stacco a Wiggins, e andò sorprendentemente a vincere quella Vuelta con Chris Froome, che dimostrava già di averne molto di più di Wiggins, perché ricordiamo Chris Froome invece è sempre molto forte a cronometro, però lui come caratteristiche è un passista scalatore vero, di quelli che in salita ti lasciano lì. E dunque Froome doveva ancora svolgere il ruolo, era all'inizio, diciamo, del suo ruolo di gregariato nei confronti di Wiggins, ma si vedeva già che ne aveva di più. Però dovette assistere per un paio di tappe ancora il proprio capitano, e questo probabilmente non gli consentì di vincere quella Vuelta, che perse soltanto per 13 secondi da Cobo, che poi appunto vinse, mentre Wiggins si dovette, diciamo, accontentare del terzo posto a 1 minuto e 40, 39 da Cobo. Però parliamo comunque di una prestazione lusinghiera e forse la definitiva conferma che era diventato un corridore da corsa tappe, anche ostiche, dunque piene di salita, come era la Vuelta. E dunque, dopo il trionfo del Tour 2012, che vi abbiamo raccontato in lungo e largo, unito, diciamo, alle medaglie a cronometro, ai giochi olimpici in casa, dunque apoteosi di Bradley Wiggins, che completa una stagione 2012 da urlo, il 2013 vedeva come obiettivo principale il Giro d'Italia. Giro d'Italia, appunto, che era l'unica corsa tappe che mancava a livello di risultati al corridore britannico, e sembrava davvero essersi preparato in modo eccellente, anche se poi appunto le cose finirono male per via del freddo e delle discese bagnate, come vi diremo adesso. Ma dal punto di vista fisico aveva lavorato sull'esplosività, aveva cercato di migliorare ancora di più la salita per poter resistere su diciamo su montagne difficili, come poteva essere il Montasio o ad esempio le Tre Cime di Lavaredo. Comunque sia, il Wiggins del Giro di quest'anno era già in testa alla classifica, sostanzialmente a pari merito con Salvatore Puccio, che vestì la maglia rosa dopo qualche giorno, ma poi fu messo in difficoltà dalla pioggia che colpì, dal maltempo che colpì le tappe seguenti, in particolare quella di Pescara. Un Wiggins assolutamente piantato in discesa, che è chiaro, dopo essere caduto un paio di volte, non riusciva davvero più a trovare il coraggio giusto per buttarsi nelle curve, come invece erano riusciti a fare gli altri. E questo gli costò un paio di minuti in classifica generale, ma soprattutto gli costò la perdita di fiducia in se stesso, che è la cosa più grave probabilmente. E poi, nonostante una reazione d'orgoglio nella cronometro di Gavice Mare e soprattutto all'altopiano del Montasio, dove nonostante le pendenze del 20% perse solo 30 secondi da Nibali, però è chiaro che il suo giro era compromesso. Infatti aveva già dato il via libera a Rigoberto Urán, che poi concluse secondo, di diciamo prendersi il ruolo di capitano. Poi la sfortuna volle che nella tappa di nella tredicesima tappa, appunto, ci furono ancora altri problemi, appunto, nella tappa con arrivo a Cherasco, che videro il suo ritiro. Proprio perché, appunto, ancora pioggia, ancora ben terribili condizioni climatiche, forse anche dei problemi intestinali. Dunque Wiggins era KO, nonostante comunque sia la condizione non mentale ma fisica non sembrasse male. Dopo di questa grande delusione, provò a riprendersi nei mesi seguenti, dunque cambiando decisamente preparazione, puntando ai mondiali a cronometro, che erano un altro, diciamo, obiettivo ancora che non aveva raggiunto in carriera. Non possiamo dire che abbia fallito, perché comunque è riuscito ad arrivare secondo, dietro soltanto al grande Tony Martin, grandissimo Tony Martin, davvero, anche quest'anno, e battendo Cancellara, vincendo anche tra l'altro il Giro di Inghilterra. Però è chiaro, resta l'amaro in bocca per una stagione che sicuramente avrebbe voluto che finisse diversamente, soprattutto il Giro d'Italia.
E ci sono alcuni dubbi che sono rimasti in questa stagione, rischiano anche di minare il suo futuro, ma di questo ne parleremo fra qualche minuto. Adesso facciamo una pausa, rimaniamo sempre nel mondo anglofono, rimaniamo in Inghilterra con i Queen. I Want to Break Free, live su Radio Granata.